Eccoci. Buongiorno a tutti, grazie all'avvocato Giacomello per l'introduzione e ringrazio soprattutto per l'invito che mi dà oggi l'opportunità di raccontarvi il mondo IoT e blockchain e ciò che può nascere dalla fusione di questi due mondi tecnologie. E lo faremo attraverso una presentazione che vi condivido. Ok. Ditemi quando mi vedete. Perfetto. Chiedo conferma della condivisione, ma credo di sì. Sì, Quindi vediamo tutto. confermiamo. Grazie. Sento, sono Sara Straulino, Program Manager di OIB Solution. E oggi, come anticipato, andremo a parlare di blockchain, IoT, elencandone caratteristiche e valori. I benefici derivanti dall'unione di questi due mondi, andremo a parlare di ecosistemi dei dati partendo da una soluzione SIS arrivando ad una to-be ideale e vedremo poi un use case di caso concreto applicato all'argomento che stiamo trattando. Allora, per iniziare partiamo dalle origini. La blockchain nasce nel 2008, come tecnologia base del Bitcoin. Il Bitcoin è un sistema elettronico decentralizzato di pagamento e infatti prima di questa data le transazioni che avvenivano nel web tra due o più parti sconosciute tra loro necessitavano di una terza parte, la cosiddetta trusted, che fungeva da garante per la validazione e la validità della transazione stessa. Satoshi Nakamoto rompe questo paradigma introducendo una tecnologia che consente di gestire un registro distribuito senza la necessità che ci sia un intermediario per avere la certezza dei dati contenuti all'interno del registro stesso. Porto sempre un esempio pratico per far capire meglio che cos'è la blockchain e come viene utilizzata. Pensiamo, paragoniamo la blockchain a un registro scolastico dove tutte le informazioni al suo interno, quali assenze, presenze, note disciplinari e quant'altro, vengono detenute dall'insegnante, che rappresenta poi quello che è l'ente certificatore. E Satoshi Nakamoto elimina il ruolo dell'insegnante e grazie alla tecnologia distribuisce una copia del registro, in questo caso scolastico, a tutti i partecipanti della rete, quindi a tutti i partecipanti all'interno della classe. Quindi qualsiasi informazione inserita sul registro viene comunicata all'interno del registro stesso ed una copia viene distribuita a tutti i partecipanti della rete. Quindi diciamo, la validità dell'informazione inserita rappresenta dal fatto che per poterla modificare è necessario poi andare a modificare tutte le copie del registro e in maniera simultanea, altrimenti anche una sola piccola modifica di una virgola, di un documento, di un dato inserito in una rete blockchain, è il sistema stesso che, non ne valida più, diciamo, la caratteristica. La vera innovazione, il vero lampo di genio è stato basare questa tecnologia su quattro tecnologie già esistenti da tempo, ovvero quello che è il distributed ledgers per quello che riguarda la parte di decentralizzazione, la crittografia per renderla sicura attraverso un sistema di hashing complesso e asimmetrico, che non spiegherò nel dettaglio tecnico, e attraverso una rete peer-to-peer per permettere l'interazione diretta tra tutti i nodi della rete,
e attraverso dei protocolli di consenso, intesi come l'insieme di regole che stanno a garanzia del corretto funzionamento di un protocollo blockchain attraverso degli algoritmi che devono essere risolti. Da questo il valore della blockchain è chiaro rispetto alla sua immutabilità, irrevocabilità, sicurezza e al fatto che sia permissionless. Perché? Perché chiunque può operare attraverso una blockchain pubblica e diventare a sua volta un nodo, contribuendo poi così ad aumentare la sicurezza stessa. Perché ovviamente più nodi ci sono, più il registro è distribuito. La sicurezza, perché grazie appunto a questo sistema di distribuzione è estremamente sconveniente andare a modificare un dato, come dicevo prima, modificando un dato su un blocco, bisognerebbe andare ad operare su tutti i blocchi contenenti, su tutti i blocchi all'interno di tutti i registri depositati nella rete. È irrevocabile, è immutabile perché non può essere cancellata in alcun modo un'informazione validata in blockchain e ricollegandomi a quello che dicevo prima, il fatto dell'immutabilità consiste nella mancanza di possibilità di modificare in alcun modo qualsiasi dato, file, informazione inserito e validato con un certo timestamp, ovvero la data e l'orario della validazione associata a quel codice univoco di quel documento. Passiamo in questa slide, volevo porvi all'attenzione il fatto che dal 2008 ad oggi la blockchain si è diciamo amplificata su larga scala perché nasce nel 2008 come blockchain finanziaria e nel tempo è nata praticamente una blockchain che risolve e soddisfa un problema inerente al proprio mercato. Pensiamo a Ripple per la velocità delle transazioni finanziarie, a Ethereum per la gestione degli smart contract, oppure a IOTA inerente alla cyber security. Basti pensare che ad oggi le blockchain sono circa 2351 per capire la vastità e la risonanza che questa tecnologia ha avuto sul mercato grazie alle sue caratteristiche. Passiamo ora al mondo IoT. L'espressione viene formulata per la prima volta nel 1999 da un ingegnere inglese, Ashton, ed è in stretta relazione con quelli che erano e che sono i dispositivi RFID, ovvero l'identificazione delle radiofrequenze. E questa informazione ve la porto all'attenzione per sottolineare come il concetto di Internet of Things nasce relazionato ad un singolo device. In realtà, oggi il modello IoT, come lo intendiamo noi, è composto da una serie di elementi diversi, quali device, sensori, reti o software, interconnessi tra di loro, che creano una sorta di rete di condivisione delle informazioni. Questo permette che l'oggetto, non è più uno smart object, ma assume un pieno significato in un processo macro in cui ogni diciamo componente, quindi quelli elencati prima, device, sensori, reti o software, collabora e interconnette tutta una serie di informazioni che vengono scambiate in input e output. Quindi ogni componente è ricevente e trasmittente di informazioni e di dati. Questo rende il valore dell'IoT e dei dati scambiati all'interno di questo modello ovviamente misurabile.
Perché è possibile appunto andare veramente a misurare e comparare quelli che sono più dati all'interno di un processo molto più complesso o di una filiera produttiva. La gestione, la collezione di questi dati, visti in un'ottica preventiva e predittiva, grazie alla raccolta, permette di migliorare quello che è il business. Perché diciamo, andiamo ad agire in prevenzione o comunque seguendo quello che il dato ci dice. L'integrabilità, perché oggi l'IoT ha un vasto spettro di azione e di integrazione con molte tecnologie e molti processi, quali appunto la blockchain, che è il punto di vista dal quale partiamo oggi, è il focus principale della nostra chiacchierata. Quindi vediamo un attimo l'evoluzione di quello che è il paradigma di questo modello. Partiamo dall'Internet of Information, dove il device è all'interno di un processo passivo. Il device è connesso ad una rete, da dove acquisisce un'informazione che rende fruibile all'utente. Pensiamo ad un computer connesso in rete, che scarica, dove l'utente scarica un articolo e lo legge. E arriviamo all'Internet of Things, dove questo scambio diventa, questo device, lo scambio dei dati dei device diventa bidirezionale. Pensiamo, ad una situazione per la quale siamo in mezzo al traffico e il nostro device, il nostro smartphone, da un lato è trasmettitore dell'informazione del tempo di impiego per arrivare dal punto A al punto B scaricando una mappa. Dall'altro trasmette il nostro segnale GPS di posizionamento per diciamo, comunicare quello che è la nostra posizione e permettere di tenere il dato che stiamo leggendo aggiornato. E arrivando all'Internet of Value, che è diciamo, il punto cardine di questo paradigma, se lo vogliamo chiamare così, o io preferisco chiamarlo modello, perché il vero valore dell'IoT è l'integrazione con altri tipi di tecnologie che permettono di valorizzare quello che è il dato estratto, quello che è il dato elaborato, quello che è il dato connesso e interconnesso all'interno di un sistema complesso di processo. Infatti, oggi lo accostiamo alla blockchain perché le caratteristiche proprie della blockchain rendono il dato estratto immutabile, trasparente, tracciato, per cui è possibile avere appunto questi attributi al dato estratto solo grazie alla validazione in blockchain. Ed è lì che poi nasce quello che è il valore aggiunto di questo modello congiunto. Parlando di IoT e di blockchain, abbiamo molto parlato di dati, no? Per cui capiamo come il dato oggi rappresenti proprio un asset di informazioni che le aziende hanno a disposizione all'interno del proprio ecosistema. Perché? Perché tutti gli attori coinvolti, che siano esterni o interni, quindi che siano digitali o analogici, tra applicazioni, clienti, partner, customer, fornitori, scambiano dei dati continuamente. In questo contesto, ESIS, OIB si è chiesta come poter valorizzare quei dati e renderli fruibili in maniera trust e trasparente, sia per diciamo, l'azienda stessa, ma per gli stakeholder che per i consumatori. E in che modo riusciamo ad aiutare le aziende a sfruttare la tecnologia?
integrandola attraverso quello che noi chiamiamo il processo di liquid blockchain all'interno del proprio ecosistema aziendale. Infatti, quello che facciamo è cercare di mantenere il più possibile quelli che sono processi consolidati oppure utilizzo di software, diciamo, appartenenti a quello che è il parco dell'azienda ed integrare in maniera efficiente e più semplice possibile, diciamo, la tecnologia la rendiamo fruibile affinché attraverso la tracciabilità dei dati prodotti si abbia la trasparenza e attraverso l'immodificabilità si generi una fiducia. Come riusciamo a fare tutto questo? Attraverso delle soluzioni che sostanzialmente creano un ponte di collegamento tra quello che è l'azienda e i sistemi diciamo di interfaccia con quello che è il protocollo blockchain. Le nostre soluzioni quindi fungono da disintermediazione rispetto a questo, perché se pensiamo che un'azienda deve mettere in piedi tutta una struttura per crearsi, svilupparsi una soluzione che la integri piuttosto che creare la propria blockchain, questo in termini di costi e di effort risulterebbe eccessivo poi, no? E quindi diciamo per questo parliamo di ponte. Operiamo in ambito di normativa di privacy, quindi la nostra soluzione è GDPR compliance, è adattabile perché proprio per quello che dicevo prima, partendo dal presupposto che l'applicabilità e il contesto di applicabilità è molto vasto, è necessario partire da quello che è l'esiz della situazione dei processi attuali aziendali e in base alle esigenze del cliente, ovvero l'obiettivo che vuole raggiungere attraverso l'utilizzo di questa tecnologia, andiamo a scegliere. Scusate un secondo. Andiamo a scegliere insieme qual è la blockchain che risponde più a questo tipo di esigenze, perché come vedevamo all'inizio della nostra chiacchierata sono più di 2350 e non è sicuramente semplice scegliere tra tutta l'offerta. È integrabile rispetto ai processi e ai sistemi già utilizzati in azienda. Ora, dopo questa panoramica e dopo aver diciamo, illustrato quali sono le caratteristiche di blockchain e IoT e diciamo, il beneficio che se ne può trarre rispetto alla fusione di questi due mondi, andiamo a vedere quello che è un caso concreto, una success story di un nostro cliente, in questo caso in ambito agri-food, che aveva la necessità di validare in blockchain una serie di informazioni per far sì che poi l'utente finale, il consumatore, le potesse verificare. Quindi sappiamo che in una supply chain i passaggi diciamo, di lavorazione o comunque per arrivare dalla materia prima al prodotto finito sono molteplici, per cui il cliente voleva validare quello che era il certificato di qualità, i documenti di trasporto per la provenienza, la lettura di alcuni dati da sensori IoT e un documento a corredo di tutto questo che conteneva delle informazioni complessive. Da notare che questi dati provenivano da diverse fonti, quindi da dei software gestionali, da dei vettori fisici, da sensori IoT, per cui
È stato possibile attraverso l'incontro di questi due mondi andare a creare quello che è stato l'asset vincente per tracciare e rendere trasparente le caratteristiche del prodotto all'utente. Perché? Perché chiunque acquistava scannerizzando un QR code apposto sul prodotto. Attraverso un'app leggeva e andava a consultare tutte quelle che erano le informazioni che il produttore voleva che conoscesse affinché riconoscesse la provenienza e le caratteristiche proprie del suo prodotto. Questo ovviamente in termini di benefici risulta abbastanza chiaro per quanto insomma abbiamo detto finora, però diciamo che nella gestione dei rischi abbiamo per quanto riguarda, scusate, la gestione dei rischi abbiamo un facile accesso a quelle che sono tutti i tipi di informazioni e soprattutto abbiamo quello che è un può essere un controllo su efficienza e qualità della produzione. C'è una gestione dei dati diversa perché c'è un accesso in tempo reale, grazie alle caratteristiche della blockchain, tutto il sistema è a prova, tutte le informazioni, no, il sistema, perdonatemi, è a prova di manomissione. C'è un'interconnessione diversa ed efficiente tra gli attori e c'è una possibilità poi di automazione e integrazione con quelli che sono altri software e dispositivi IoT. Ovviamente tutto questo si riflette in termini di tracciabilità, c'è cioè una valorizzazione di quello che è il prodotto e del brand con dei ricavi a livello di con dei ricavi maggiori rispetto a questo. C'è una protezione contro quelle che sono le frodi e le contraffazioni, appunto, grazie alla verifica e alla tracciabilità e alla sicurezza del dato. C'è un monitoraggio sempre continuo di tutti quelli dei processi e quindi questo ci dà ulteriori dati per andare a customizzare quelli che sono i nostri prodotti. E c'è una semplificazione di problemi logistici perché automatizzando molti dei processi all'interno della supply chain, ovviamente si va a semplificare quello che è il processo. In termini di trasparenza e sicurezza della filiera produttiva, risulta chiaro che c'è una responsabilizzazione di tutti gli attori coinvolti nella supply chain. Perché? Perché il processo diventa ben definito, diventa chiaro, diventa immutabile, diventa verificato e verificabile, per cui questo in qualche modo responsabilizza chiunque è coinvolto all'interno del processo produttivo. Questo è più o meno la panoramica a livello tecnico rispetto al mondo IoT e blockchain. La nostra soluzione è scaricabile e testabile, provabile, insomma, ci potete giocare attraverso una demo scaricabile sul nostro video dove potete notarizzare qualsiasi tipo di documento dato. Le slide che vi ho appena raccontato vi verranno condivise per qualsiasi dubbio, approfondimento, domanda di ogni genere potete scriverci, io e il mio team saremo lieti insomma, di rispondere ai vostri quesiti. Vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola al prossimo relatore.